Ciao a tutti ragazzi, ho sbagliato? No, ciao a tutti ragazzi, sono Silver Dix e in questo nuovo video sono qui su Gran Turismo 2 per continuare la nostra carriera. E siamo arrivati all'episodio 6 ragazzi, mamma mia, siamo arrivati all'episodio 6, così incredibile da parte Silver Dix. E incominciamo di nuovo le patenti, facciamo... Ah no, là l'ho fatta! Quindi l'internazionale C dobbiamo fare. Mamma mia, uso dello sterzo. 37 fps ed ecco che aumenta. Allora, siccome già la era un po' più complicata, la International C dovrebbe essere ancora di più. Eccola qua, che macchina di merda. Ah, no, no, bella questa macchina. Macchina di merda, no, bella. Guarda, c'ha pure le scritte ai lati. Saranno quelle proprio usate appositamente per le patenti di Rikes. Non credo si possa trovare normalmente quest'auto. Non credo. No, il bronzo. Cazzo, clicca. Ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Ho visto utenti che mi hanno chiesto come fare su certe... Oh, ma pure questa ce l'ha scritta. Come proseguire su questo gioco. Certe volte si trovano di mabilà. Ecco, fallimento fuori pista. C'è chi mi ha chiesto addirittura che macchina devo prendere all'inizio. Sì, dei miei carissimi seguaci, utenti. Mi hanno chiesto questo, voi direte è impossibile perché Silver Dix è una nullità, e invece no. Allora io seguo la striscia gialla e me ne vado a fanculo. Mamma che drift, mamma mia. Ma che drift, ragazzi? Questo sì che si chiama drift. Ma io questa macchina mi piace. Questa dovrebbe essere la nuova Nissan Silvia, il modello più nuovo. Ho preso un altro bronzo, ma fa niente, continuiamo. Aia, la mano mi fa male. Facciamo un nuovo record, Silver Dix. Facciamo già la terza prova, siamo arrivati. Saranno passati circa 5 minuti o 4 minuti o 3 minuti o 2 minuti. Ah, questa mi ricordo, questa prova quando ero piccolo la facevo. Allora, non mi piaceva affatto, perché questa macchina è una merita cacata. Addio, non è proprio una merita cacata, perché con questa macchina diciamo che completai tutto Gran Turismo 3, completai quasi tutte le gare e i campionati, modificandola, potenziandola al massimo. Però è un'immensa cacata nel fatto quando gira. Eh sì, è molto... Diciamo che avete visto che io sono riuscito a controllarla. Ma immaginate questa tutta modificata e potenziata e poppata al massimo. Col cazzo che si riesce a controllare. Allora esci. Cominciamo ad andare alle gare. Io ora vediamo che macchina c'ho. Dovrei avere quella rossa, la Nissan. Dovrei avere quella rossa, la Nissan rossa. Evento speciale. Dovrei andare qui. Vetture d'epoca, ecco qui. Però non la faccio, vado più avanti. Coppa Wagon. Facciamo Roma City Corsa. No, Super Speedway. Queste sono tutte le macchine, quelle con il cazzo lungo. Come si chiamano? Quelle da dietro lunghe. Muove, che macchina c'ho nemmeno controllato. Dovrei avere quella rossa, sì. No, se non sbaglio c'è una Mazda Demio. Aspettate. Sì, no, c'ho quella rossa, meno male. Allora, sono tutte quelle macchine lunghe, invece io sto con la macchina normale, però posso partecipare. E questo è il bello di questo gioco, puoi partecipare a quasi tutte le leghe con una macchina così. Mamma mia, che potenza! No, questi mi fanno il culo, questi carro funebri qui. Cioè, proprio quando vedi queste macchine è da grattarsi i coglioni. Cioè, le macchine dei morti, portano i morti questa macchina. Guarda quella grigia là, come si butta! Oddio! Lì dentro ci sarà un ex pilota morto. Mamma mia, come sono brutte! Questa gara la odio. Sì, questa gara la detesto, ragazzi, la detesto perché è troppo valusa. Sì, andiamo in metodo Silver DX perché adesso sta la curva, quindi noi ci buttiamo senza lasciare l'acceleratore. Ecco, lasciato l'acceleratore, non lasciare l'acceleratore, vaffanculo l'acceleratore. No! Settore 3, mamma mia, sono pure i settori a questa gara. Oddio, qua mi fanno il culo adesso. Mi fanno il culo, mi aprono il culo in due questi qua. Se volendo. Cioè io potrei anche modificare un po' di più quest'auto. Cioè i soldi, i big money ce l'ho adesso. Big money, quei 7.000 di merda. Sono big money, ce la potrei anche fare a modificarla, però non ho voluto farlo. Lo facciamo dopo. Ah, posso fare un altro trofeo con quest'auto. Io dovevo fare la Coppa Silvia, ma non le facciamo, dai, lasciamo stare. Lasciamo stare. Lascio l'acceleratore. Lascio acceleratore. Aspettato. Ok, ci vuole.
un'accelerazione decente. Cristo, gira. Andiamo in modalità Silver Dix. Ah, sti coglioni mi stanno a raggiungere. Stanno raggiungendo. Guardate che bella macchina che ho vinto. Guardate che bella macchina che ho vinto. Allora, sicuramente una wagon di merda, però dai, è sempre una bella macchina. Mamma mia, con le ruote blu che riflettono. Mamma mia, quanto è bella. Questa è la prima gara, ok. 6.000, oh, quanti soldi. È una nuova vettura. Complimenti. Che potenza. Che poi, se rifaccio questa gara, vinco un'altra vettura totalmente diversa da quella che ho vinto adesso. O potrei vincere anche la stessa di un altro colore, un altro modello. Non è solo così. Cioè, uno può fare questa gara, la può rifare e vince un'altra. Lo sapevo che vinceva una Mugen Accord. Sarebbe quel cascettone che avevo visto prima che si buttava. Minchia, che potenza pure quest'auto. Noi andiamo a fare un evento speciale. Non riesco ad arrivare. Andiamo a est della città. Nissan. Però vado pure a modificare. Perciò mettiamo turbo. Kit turbina. Fase 4. No, è troppo. Non si può arrivare. Nemmeno arriva. 40.000. 13.000. Cazzo. 286. Dai, va bene. Sì. Installiamo l'ora. Potenziamo la macchina un macello. Questo ce l'ho già, l'intercooler. Dovrei modificare anche il volano, così giusto per renderla migliore. No, qua è la trasmissione. Cazzo, scelta dei pezzi. Nismo, scelta volano. Allora, racing 1000. Costa pochissimo e vale la pena. Soprattutto su questi tipo di vetture. Facciamo questa qua. Triplo disco. Ok, ora la macchina è una potenza proprio. Mamma mia, spacca i culi quest'auto. Andiamo su evento. Sfida Skyline R34. No, non è questo. Raduno GTR dovrebbe essere quella. Ma la mia GTS, infatti. Ma vanculo, l'ho modificata a cazzo. La mia GTS. Se vado qua. Ma vanculo, la mia GTS, non è GTR. Sì, poi vedrete che macchina intendo con GTR e GTS. Vedete la macchina. Quindi mi sono modificato l'auto a cazzo. No, non me la sono modificata a cazzo. Perché io potrei anche fare la coppa storica che prima, l'altra volta ho perso. La coppa vetture d'epoca. Roma City Course. Sì, vai. Ce la posso ancora fare. Allora, inizio gara. Ma ancora le marce automatiche. Cioè, mo devo cominciare a mettere quelle manuali. Manuali. Ah, oddio, non ci stanno più le macchine. Ah, no, no, c'è quella gialla. Però ne sta solo una, ne stanno più due. Cazzo, c'è pure la Lancia Stratos. Mamma mia, campione mondiale di rally. Eccolo, vedi come parte quello verde qua a fianco. Che bella macchina. Intanto pure la nostra è una potenza. Però quello là giallo è sempre quello dell'altra volta, della puntata scorsa, che mi vuole spaccare il culo per una seconda volta, a quanto vedo. Non so se ci arrivo, ce la farò. Gira, cazzo. Ecco qua. Minchia, oh, paura. Questa gira come niente. Guardala. No, eppure questa qua dovrebbe reggere di più rispetto agli altri. Infatti regge, vero? Regis. Forse ce la farò ad arrivare. Forse ce la farò da raggiungerlo. Dai, ci voleva un po' di potenza in più. Mi sa che proprio quell'auto mi devo comprare. Anche se non si può comprare. Se non sbaglio si vince. Se non sbaglio si vince proprio al trofeo storico. Cioè questa coppa qua. Dovrebbe essere così. Ora non ricordo. Veloce, gira. Ok. Il marmittone di questa macchina. Ma le marmitte non sono andate a modificare. Non mi ricordo. Non mi ricordo se sono andato a modificare le marmitte di quest'auto. Non ricordo. Questa è la seconda gara, sì, giusto. Mamma mia, quanto è bella. Proprio fiera, guardala. Dai, cammina di più, cammina di più. Cammina di più. Mamma mia. Frena. Frena. Bravo. Bravo. Così deve essere. Così deve essere la vita. Gira. Grande. The big, the master. Vabbè, ma non riesco più a raggiungere quell'auto lì. Che palle. Mi sa che questa gara arriverò secondo, se tutto va bene. Ieri sono arrivato terzo. Ieri intendo la volta scorsa, eh. La volta scorsa della registrazione. Sono arrivato terzo. Ora sto arrivando secondo. Forse arriverò secondo se tutto va bene. Spero nella prossima gara arrivare primo almeno. Almeno primo, cioè. Lo so che è primo una posizione proprio. Però primo ci vuole, dai.
Però che cazzo, non posso partecipare alla Coppa GTR. Eppure questa macchina spacca, spacca i culi come le GTR. Cioè, in pratica questa non è una Nissan GTR, è una Nissan GTS. Eppure sono molto simili. Beh, non è che cambia di molto, guardate. Se andate a controllare. Che potenza. Che potenza. Ah, ecco, sono andato a sbattere come un coglion. Come un coglion. Come un coglione. Allora, ora devo andare a girare così. Bello che c'è pure scritto Nismo. Qua sotto Nismo. Se non sapete cos'è Nismo, sarebbero delle marche della la marca di elaborazione ufficiale della Nissan. Esempio, se la Fiat c'aveva l'Abarth come elaborazione, la Nissan c'ha Nismo. I pezzi ufficiali della Nissan, in pratica. Anche se esistono certi veicoli Nissan che non sono Nissan, ma sono proprio Nismo vero e proprio. In pratica, tipo avete presente la Fiat 500? Se uno di voi che mi seguite è esperto, forse lo può capire. Avete presente la Fiat 500? E sta anche l'Abarth 550 590. Non mi ricordo qual era il nome. Che sarebbe una Fiat 500 modificata, alla fine, potenziata con i pezzi Abarth. Allora, qua ci hanno fatto il culo, ci hanno spaccato il culo. Sì, infatti, ci hanno spaccato il culo, mamma mia. Bonus, 5000 crediti. Successivo, c'è ancora un'altra gara da sfruttare in questo video. Possiamo fare Tahiti Road, quella che viene prima. Sempre nel torneo delle vetture storiche. Potrei farla, vediamo se... No, che cazzo fa? Avevo cliccato una cosa a cazzo. Ora ho visto... Comunque, la potenza della vettura supera quella specificata. Vaffanculo. Possiamo fare trofeo vetture Grand Tour. Questa Roma Short Course ho un po' paura. Facciamo trofeo Grand Touring. Non posso farlo perché c'è bisogno dell'internazionale C. Coppa vettura anni 80 197 Trial Moonshine. Io non posso farla. Coppa vetture sportive 394 Laguna Seca. Dai, questa la posso fare. Se vado a fallire questa, sono proprio un vero, una vera merda. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo indietro, andiamo indietro. 50 fps va il gioco. Ok, ci sono macchine che spaccano i culi e io sto con questa. Hanno macchine che mi mangiano al primo colpo, io sto con questa. E dai, non puoi camminare così, non puoi dirmi questo. Ai 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 ai. Mi fa male la mano ogni volta. C'è questa macchinina rossa qui che non ho ancora capito che cazzo di auto è. L'ho vista dall'inizio, la sto cercando di vedere. Ah sì, ho capito che auto è. Uno schifo in pratica. No, non ho capito che cazzo di macchina è. Poi lo vedrò nel finale, quando mi dicono tutte le auto. Allora, a quanto vedo, ogni tanto mi fa una laggata speciale. Quelle speciali proprio. Esco pure fuori strada, visto che quello di fronte a me, dinanzi a me, è uscito fuori strada, dovrei uscire anch'io. Ai 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 ai, il naso mi prude. Ma io ho paura, io ho paura. Ho paura di quello. Ho paura di perdere la gara. Perché fino a mo' stava andando tutto bene, fino al video scorso. Andava tutto liscio come l'olio. Invece no, invece no. Non sarà così. Ci sono sempre i momenti buoni e i momenti invece di crisi. E vedi sto figlio di puttana come se ne viene addosso, guarda. Guardalo, guardalo. Ora dovrei fare una frenata. Frenata, oddio, è volata via la macchina. Stava volando, cioè ha fatto un salto dalla madonna. Oddio, no. Ai, che palle, ho perso tempo a cazzo. Cioè, una curva che potevo fare bene, visto che mi piace un macello. No, non posso farla bene, perché se ne ha fatto un volo dalla madonna. Poi è arrivato quello che mi ha spinto. Cioè, avete visto, cioè, se no tornate indietro con il video e guardate. Guardate che stronza la gente, quanto è stronza. Sì, usciamo fuori strada, tanto non rallenta di molto la macchina. In questo caso no. Io preferirei mettere anche i soldi da parte del gioco per comprare le gomme da sterrato e fare un po' di gare da sterrato. Sì, su sterrato. Sì, preferirei, gradirei, piacerebbe farle. Aspettate che metto. Oh, tutti se ne escono fuori, ragazzi. Mamma mia, il drift della madonna. Ok. Ancora quello là in fondo, quello rosso. Devo cercare di fare la curva per bene. Ordinato. E non ce l'ho fatta.
No, dai, non posso arrivare ultimo in questa gara. Farei una gran figura di merda. Sono arrivato quinto. È la massima posizione di merda che ho fatto. Ma non mai ultimo. Ultimo no. Ultimo non posso arrivare. Ultimo sarebbe una gran figura di merda. Oh, buttiamoci addosso. Ah, l'ho preso, vai, meno male. L'ho centrato. Sì, dovete capire, raga, che Gran Turismo si gioca così. Non c'è, c'è gente che fa tutte le esperti così. No, si gioca così questo gioco di merda. Si gioca così. Infatti lo centra, lo devi centrare per riuscire a fare la curva bene ad alta velocità. Aspetta che ora volerà la macchina, perciò comincio a rallentare. Sì, vaffanculo, ma guarda quello come vola. Allora, qua si taglia la strada, si centrano le auto. Che cazzo succede? Cioè, ma che cazzo succede? Ma sai, ma si può giocare così? Eppure qua è la curva speciale, proprio quella bella. Il cavatappi distrutto, tutte le auto che volano. Peggio di Carmageddon. Oddio, wow, wow. Ok, guarda quello come esce fuori. Dai, potevo superarlo. Se si leva sto coglione davanti ai coglioni. Guardalo, io lo spingo e non succede niente. Ecco, vaffanculo. Ora è successo qualcosa spingendolo. Accelera, dai, dai, terzo, dai. Terzo, vale la quota di partecipazione. Honda, ok, terzo, arrivo. Arrivo, oh, devo vedere la macchina, come si chiamava? Ah, io le conosco tutte, però questa qua non l'ho vista. Si chiama Tom's Angel. Wow, Tom's Hardware. Va bene, dai, è finita anche la puntata di oggi. E spero che il video sia stato gradito da molti di voi. E ci vediamo alla prossima puntata. E ciao a tutti, ragazzi. Ciao, 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 ciao.